Grazie, saluto a tutti. Sono arrivato in ritardo perché ho avuto, insomma, è andato un po' qualche problema al lavoro. Comunque, due riflessioni proprio fra amici. Un festival. Allora, confesso che l'impressione è che, insomma, stiamo iniziando un percorso dove probabilmente io sto parlando di me, non ho ben chiaro l'idea che c'è sul campo, che tipo di festa. La mia impressione, quello che ho compreso io è questo, che il festival darà sicuramente un risalto alla nostra città. Io vedo due modi per dare vita a un festival. A un festival, a un'iniziativa culturale in un territorio. Il primo è quello di dare la possibilità agli artisti locali di avere una vetrina importante per esibire quelle che sono le proprie capacità all'esterno. La seconda idea di iniziativa culturale importante è che mi sembra di aver capito è questa iniziativa che ha in mente l'associazione è quella di creare nel nostro territorio un qualcosa, un'iniziativa dove noi accogliamo la cultura che arriva da fuori e dove noi ci possiamo confrontare con questo tipo di cultura. Mi spiego bene, avere come luogo di un'iniziativa importante Oristano, dove ovviamente non si parli più solamente di Sartiglia e di Eleonora, ma si trovi la possibilità di elaborare delle idee e dei confronti con soggetti che arrivano da più parti, da fuori dalla Sardegna, a livello nazionale e aperti anche magari al di là di quei confini nazionali anche all'Europa. Io penso che questa sia una cosa più che positiva. Immagino che sia comunque voglia molto impegno. Io sono disponibile per quello che potrò dare. Credo che possa essere una grande occasione per la nostra città, perché, ripeto, secondo me la città di Oristano deve rivendicare e deve riconquistare un ruolo a livello quantomeno sardo, un ruolo che può essere riconquistato con la cultura. Con la storia e con la cultura. Oristano può rivendicare il ruolo di capitale storico e culturale della Sardegna e può rivendicare un ruolo sia dal punto di vista storico e culturale anche a livello nazionale. L'iniziativa sicuramente a me interessa molto, voglio capire meglio sicuramente, ma questo penso che ci chiariremo meglio. Durante il percorso riusciremo a focalizzare bene come realizzare questa iniziativa. Credo che se riusciremo ad avere l'appoggio della fondazione, l'appoggio del comune e non solo, credo che sia necessario, se vogliamo veramente far sì che questo evento possa avere un rilievo regionale e nazionale, riuscire ad avere contatti e sostegni anche al di là di quelle che possono essere gli enti locali o le realtà locali, credo che possiamo fare veramente, creare veramente una bella cosa, una bella realtà per la nostra città. Niente, ci sarà assolutamente da lavorare. Io sono disponibile e siamo qui per lavorare per la nostra città. Grazie Grazie. Francesco. Solo una cosa, Francesco, sono i temi che sono universali, cioè nel senso non è che escludiamo de delle persone di rilievo che siano sarde, nel senso, No, certo. no, 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 è un inciso, ma è giusto dirlo, no, perché sennò. No, io l'ho detto dall'inizio, non mi voglio nascondere. Non ho ben chiaro No, ma l'idea infatti, che ma è vuole la giusto città. sottolinearlo, cioè, cioè non è ovviamente una polemica, è per dire, è sui temi che noi cerchiamo di mantenere un livello universale, però ovviamente abbiamo degli esponenti della cultura in Sardegna che vorremmo coinvolgere, ma non della Sardegna solo, anche soltanto nella città di Oristano, per cui non è Assolutamente che sì. noi siamo esterofili, No, ok? no, 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 È no, ma proprio sui questo. temi che noi dobbiamo un po' uscire dai Ma io confini.
Riccardo, stiamo chiacchierando. Sì, ovviamente, sì. È ovvio che diciamo, le risorse che abbiamo sono assolutamente da coinvolgere, però abbiamo bisogno di un confronto con le realtà esterne. Assolutamente, assolutamente. Però sì, non cresciamo, però rimaniamo chiusi, ci confrontiamo fra noi, ma per crescere noi, per permettere anche la crescita delle risorse che abbiamo a disposizione, e per noi che magari non siamo, abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di confrontarci anche con chi arriva da fuori. Sì, sì, cioè, no, no, ma su per questo... Inteso, inteso da quel punto di vista, aperto verso l'intero paese e anche al di fuori dei confini nazionali. E secondo me così si può veramente riuscire ad arrivare ad offrire una realtà importante non solo per Oristano, ma per tutta la Sardegna, che può avere, perché di questo non lo organizzare, far sì che abbia sia una realtà che nel tempo rimanga. Secondo me quello è un altro, cioè è difficile organizzare un evento così importante, però l'idea deve essere che questo evento rimanga nel tempo, sia un continuo punto di riferimento per il nostro territorio e possa crescere, possa far crescere il nostro territorio. Assolutamente, sì, sì,